La prima volta che ho visto Michael Hoyt di persona è stato quando ho preso l'aereo per andare in California a Palo Alto, nella storica sede del Mental Research Institute. Michael tenne una formazione in terapia a seduta singola, io ero l'unico straniero del gruppo. Ma più che quella formazione di quei giorni ricordo i giorni successivi, le nostre passeggiate nei parchi attraverso Mill Valley. Non so cosa vide in me, però mi invitò ad andare a casa sua, a dormire, a stare con lui e la moglie Jennifer, e approfittammo dei giorni successivi per stare insieme e passeggiare nei boschi e nel borgo circostanti. E ora immaginaci insieme negli anni successivi, nei luoghi più disparati del mondo, in un road trip lungo la Route 1 che collega San Francisco a Los Angeles, alla guida della mia macchinetta per le tortuose strade della costiera amalfitana, a piedi nei sentieri boscosi della Nuova Zelanda. Tutto il tempo insieme, tutto il tempo a parlare di terapia breve. È così che è nato Brief Therapy Conversations, dalle nostre chiacchierate, dalla mia necessità da giovane terapeuta di capire come funzionassero certi quesiti, come si potesse dare risposta a certi quesiti delle terapie brevi. Qual è il ruolo della relazione in psicoterapia breve e come è possibile stabilirla in poco tempo se invece tante altre psicoterapie dicono che ciò non si può fare? Cos'è veramente la diagnosi e quale influenza ha nel determinare il successo o l'insuccesso di una terapia? Quanto conta anche il mindset nel determinare l'esito di una psicoterapia e quanto i terapeuti sono consapevoli del proprio mindset? E ancora, qual è il segreto che sottostà alle famose tecniche di terapia breve e come fare a capire quali siano le migliori tecniche per i nostri clienti? Lungo un periodo di circa 2 anni ho intervistato Michael su queste altre questioni, registrando minuziosamente ogni nostra conversazione. Alla fine abbiamo fatto trascrivere tutto, a proposito, grazie Valentina Stagnaro, e ci siamo messi nuovamente a lavorare sopra il testo. In pratica, per quasi altri 2 anni abbiamo lavorato su quelle trascrizioni. Abbiamo adattate per un testo scritto, abbiamo arricchito alcune parti, abbiamo aggiunto le note e i riferimenti bibliografici. E il risultato è appunto questo: Brief Therapy Conversation, Exploring Efficient Intervention in Psychotherapy. Che è un libro di terapia breve in forma conversazionale. È un libro di cui vado estremamente orgoglioso perché è esattamente nella forma che avevo in mente all'inizio. Lo puoi leggere tranquillamente sotto l'ombrellone o davanti a un caminetto lasciandoti trasportare dalle nostre conversazioni, dagli scambi che abbiamo sugli argomenti di terapia breve. Contemporaneamente, però, si presta a due, tre o anche più letture. Perché puoi andare a prendere quello che noi abbiamo detto e a vedere quali sono tutte le implicazioni, gli apprendimenti che emergono dalle nostre conversazioni. Michael, in particolare, riesce a rispondere approfonditamente a ogni mia domanda, a cui seguono le mie riflessioni ad alta voce, a cui successivamente Michael si lega per nuove riflessioni. E lo fa con uno stile, a mio parere, a metà strada tra l'evocazione ericksoniana, riempiendo di storie, aneddoti, metafore le sue considerazioni, e a metà tra una didattica accademica mai troppo pesante, frutto della sua enciclopedica conoscenza. È ovvio che per me questo è un libro di cuore, perché ho potuto scolpire nella pietra, per così dire, il mio rapporto con il mio mentore. Nondimeno sono pieno di orgoglio per la riuscita di questa impresa, cioè far parlare uno dei più grandi esperti di terapia breve, consegnando a un testo quello che, a mio parere, è uno dei suoi più grandi contributi al campo della psicoterapia.